Adesso in collegamento telefonico, pronto? Pronto, buonasera, mi chiamo Yannis Valentino, chiamo dalle Marche. Denis. Io vi chiamo per consigliarvi una tematica, credo una delle tematiche più importanti, ma anche più occultate a livello italiano e che costituisce, a mio modo di vedere, la vera vergogna nazionale, ed è l'evasione fiscale dei 10 concessionari delle slot machine in Italia pari a 98 miliardi di euro. Dal 2002 ad oggi, a causa dei videopoker e delle slot machine non collegate telematicamente alla SOGEI, di cui nessuno in Italia parla, ad eccezione di alcuni articoli del giornale Il Secolo XIX, che cito dato che è stato l'unico a parlarne. Dato che ora siete liberi dai vincoli della televisione, perché non effettuate, organizzate una trasmissione ad hoc su questo tema, dato che parliamo di 98 miliardi di euro? Anche Mario Monti. Valentino, guarda che ci stiamo lavorando, io te lo volevo dire, Ah, beh, perché io non perché, potendo e saperlo, poi ti comunque sia. correggo sulla libertà dai vincoli della televisione. No, noi siamo nella televisione e la libertà nostra in questo momento è che il nostro editore è il pubblico. Nel Sì, esatto, senso, in scusa, questo scusi se senso, allora volevo accolgo la terminare, tua nel battuta. senso. Siete liberi dalla RAI e da Mediaset e quindi grazie al medium di internet ci sono i cittadini che comunque sia finanziano qualcosa di Certo, libero, non avete esatto. pressione dei grandi gruppi. E comunque sia questo io ritengo che sia un vero scandalo. E il vero scandalo non è costituito dai politici che frequentano le prostitute, perché le prostitute andrebbero tassate e legalizzate come in Germania, nei Paesi Bassi, in Svizzera e in Austria. In Germania il giro d'affari della prostituzione legalizzata con 450.000 operatrici è di 14 miliardi di euro l'anno, dai quali lo Stato tedesco ricava quasi 5 qualcosa milioni di euro netti l'anno. Noi dovremmo seguire questi esempi, secondo me dovreste parlare meno di politica ma più di come tecnicamente nel mondo affrontano i problemi e di questi problemi come ad esempio l'evasione dei concessionari sui quali mi ha confermato che state effettuando una futura trasmissione. Perché meno trattazione politica, meno dibattiti letterari, ma più concretezza, più pragmatismo, più concretezza prussiana nord-europea, e perché ciò che serve all'Italia per riemergere dal fallimento in cui siamo arrivati. Grazie, prendiamo i tuoi suggerimenti nostri, li facciamo.